Il testo informativo. Il testo informativo ha lo scopo di dare alle lettrici e ai lettori informazioni precise, spiegazioni ordinate e dati certi su uno specifico argomento. Sui libri di scuola incontri spesso testi informativi di scienze, geografia, tecnologia. In base alla loro struttura e alla loro forma, i testi informativi possono essere continui o non continui. Un testo informativo continuo è costituito principalmente da frasi che, per essere il più possibile ordinate e semplici da capire, sono spesso organizzate in paragrafi. Ciascun paragrafo può avere un titoletto che ne riassume in poche parole il contenuto, oppure essere numerato. Inoltre, per essere ancora più chiari, i testi informativi continui possono essere accompagnati da disegni, fotografie, mappe o grafici con la funzione di illustrare il contenuto del testo. La parte principale di un testo informativo non continuo, invece, è rappresentata da carte geografiche, tabelle, grafici, illustrazioni o fotografie. Questi elementi sono spiegati da brevi commenti scritti in carattere piccolo, detti didascalie, oppure da una leggenda. Le informazioni date nei testi informativi non sono tutte dello stesso livello. Ci sono informazioni principali, cioè fondamentali per capire un certo argomento, e secondarie, che vanno ad arricchire quelle principali. Per aiutare lettrici e lettori a individuare le informazioni principali, spesso alcune parole chiave vengono evidenziate rispetto al resto del testo. Le informazioni poi, in base all'argomento, possono essere disposte in ordine logico, cioè partendo dalle cause per arrivare alle conseguenze di un fatto o di un fenomeno, in ordine cronologico, cioè in ordine di tempo, o sotto forma di elenco. Il linguaggio usato nei testi informativi è ricco di termini specifici dell'argomento di cui si parla. Spesso queste parole sono poco conosciute perché non vengono usate nei discorsi di ogni giorno. Bisogna quindi cercarne il significato sul vocabolario oppure nelle note numerate in fondo al testo.